Allora, Emma Marrone, il nuovo singolo dal titolo Iniziamo dalla fine e il nuovo album Un Souvenir rappresentano una ripartenza. Quali emozioni hanno accompagnato questo progetto e cosa hai voluto raccontare? Ma in questo progetto ho voluto raccontare totalmente me stessa, soprattutto l'ultimo anno della mia vita, più una serie di pensieri che ho fatto e che non ho avuto paura di raccontare anche agli altri, di condividere con gli altri, perché poi fondamentalmente ci si ritrova tutti nelle canzoni, no? E le emozioni che hanno accompagnato questo disco sono incredibili, sono enormi, non scontate per niente. E, ovviamente mi aspettavo delle cose belle, però la realtà ha superato tutte le mie aspettative, veramente, per questo album. Grande protagonista della musica, c'è qualcosa che manca nella musica italiana e che invece hai avuto modo di apprezzare all'estero? No, io credo che noi in Italia abbiamo una grandissima cultura musicale molto variegata e questo fa bene a tutti gli artisti perché siamo ricchi di influenze, siamo ricchi di tanti melting pot proprio culturali ed è bello vedere quando gli artisti che magari a livello stilistico sembrano distanti invece collaborare insieme, quindi io credo che la musica italiana non manchi proprio niente, anzi. Non solo musica nella tua carriera, ma anche TV e cinema. C'è un format TV che vorresti condurre, magari, o magari tornare ad Amici come giudice? Ma oddio, non lo so, io sono una che non programma mai, non progetta mai, quindi se dovessero arrivare delle cose che ritengo magari vicine alla mia personalità e che mi possano dare qualche insegnamento in più, perché no? Al momento sono però settata totalmente sulla musica. Come ogni anno è partito il Toto Sanremo, ti piacerebbe tornare su quel palco in gara? Guarda, al momento sinceramente non ci sto pensando, è appena uscito un album, sarò in tour fino a fine dicembre, quindi sono totalmente immersa in questo momento, in questi programmi che sono già abbastanza, insomma, sono tanti. Di recente è stato pubblicato un video dove acquistavi dei CD, gli haters non hanno fatto mancare i loro commenti, in un altro video tu spiegavi, appunto raccontavi che avevi comprato questo CD per delle persone che non potevano acquistarlo, ti sei data una spiegazione del perché la gente è così cattiva sui social, tu poi sei stata diciamo diverse volte sotto attacco anche in maniera molto pesante. Io non parlo più degli haters, di quello che pensano gli haters non me ne frega assolutamente nulla, preferisco parlare con le persone che mi vogliono bene. Sì, ho fatto questo gesto carino perché ci sono tanti ragazzi che magari avevano pagato il treno per venire a salutarmi e quindi non avevano i soldi per prendere il disco e a me di queste cose non me ne frega niente, quindi do molto valore a questa cosa perché anch'io sono stata molto giovane e anch'io non vengo magari da una famiglia ricchissima e quindi mi ha fatto piacere poter regalare il mio disco a chi non poteva permetterselo, credo che sia un gesto molto carino e i miei fan lo hanno apprezzato molto, quindi delle persone cattive non me ne frega un cazzo. Posso chiederti un saluto ai nostri lettori di Superguida TV? Ciao, un bacio amici, vi voglio bene, non fate gli haters. Grazie.